Buongiorno a tutti, sono Davide Poggi, professore associato in filosofia teoretica presso l'Università di Verona e referente uscente del corso di laurea magistrale in scienze filosofiche. Sono qui assieme alla collega professoressa Macor e a due appunto studentesse del corso di laurea magistrale, Lucia Squillante e Giulia Toniali, per appunto presentare. Per insomma, darvi le principali informazioni e illustrarvi le caratteristiche salienti del magistrale veronese in scienze filosofiche. Per cui benvenute e benvenuti all'Open Day. Allora, direi di cominciare subito dalla questione dei requisiti di accesso. Allora, chiaro, il possesso di una laurea triennale è fondamentale. E poi ci sono appunto, per l'accesso che è libero, non è programmato, ci sono dei requisiti curricolari da rispettare, cioè appunto dei CFU, perché vengono da settori scientifico-disciplinari precisi, che sono 36 di tipo filosofico e 24 che attingono invece da più aree. Letterarie, storiche, psicologiche, pedagogiche, antropologiche, e questo è più un requisito linguistico. E questo perché? Perché questa estensione a CFU non solo filosofici? Perché nel corso degli anni abbiamo notato con estremo piacere che c'è sempre più richiesta da parte di studenti provenienti da altri corsi di studio di appunto una formazione, di completare la propria formazione con appunto la filosofia. E questo è fondamentale. Per quanto riguarda poi la questione dell'accesso, per alcuni, insomma, per chi è laureato su condizione, non ha ancora il titolo, ma lo acquisirà entro una precisa data. Allora, voglio ricordare a tutti che tutte le informazioni precise sono indicate sul sito, sulla pagina web del CDS, Scienze Filosofiche, e lì potete trovare appunto tutto, ma poi insomma possiamo contattabili sia io sia la professoressa Macor per email. E dicevo, in alcuni casi è previsto un colloquio di accesso. Ecco, questo è importante chiarire subito che si tratta di un colloquio di tipo informativo, cioè è un primo momento di incontro e di dialogo tra le studentesse, gli studenti che vorranno iscriversi a scienze filosofiche e alcuni docenti appunto del CDS. E questo è importante per capire qual è la preparazione di partenza degli studenti, quali sono gli interessi, le aree eventualmente che sono da potenziare. Questo è importante perché a noi sta a cuore l'esperienza dello studente, fare in modo che il biennio abbia sia carattere formativo, sia caratterizzato dalla piacevolezza, dalla positività e dalla soddisfazione dell'esperienza. Quindi questo colloquio è proprio un momento di introduzione e subito di orientamento verso, ad esempio, un servizio fondamentale che è erogato tanto da docenti quanto appunto da studenti, appunto tutor selezionati con bando, e appunto possono così ricevere le principali informazioni in orientamento e ingresso per in itinere e poi via verso la laurea. Per quanto riguarda poi il percorso formativo, beh, allora, questo è, diciamo, il percorso formativo si snoda attraverso tutte e tre aree di apprendimento, storico-teoretica, quella politica, morale ed estetica, e poi appunto un'area che è quella appunto, degli insegnamenti previsti al secondo anno, che sono quelli pedagogici, psicologici, antropologici, appunto, e linguistici. E possiamo dire, questo percorso formativo si snoda attraverso tutti i settori scientifico-disciplinari per dare una formazione che sia completa e avanzata. E questo è importante sottolineare subito che, accanto a un percorso più tradizionale, filosofico, nel senso classico del termine, ci sono dei temi, dei macro temi che sono coltivati anche qui in un costante intreccio attraverso, no, insomma, l'interazione tra i vari docenti. E questi temi sono innanzitutto la cura, a cui sono dedicati due grandi insegnamenti obbligatori al primo anno, etica della cura e fenomenologia e ontologia della cura. Poi c'è la questione, no, la questione di genere, la differenza sessuale,
la didattica della filosofia. Questi sono i macro temi. Noi cerchiamo appunto di fare in modo che lo studente acquisisca le come si può dire, competenze avanzate relativamente a un percorso, quindi a una formazione completa, ma al contempo capace di specializzarsi. E accanto a questo, chiaramente, c'è tutto il discorso dell'acquisizione che noi garantiamo appunto allo studente delle cosiddette soft skills, le metacompetenze, capacità logico-argomentative, ermeneutiche, critiche, che sono fondamentali per che cosa? Per l'approccio critico al presente, al reale, e per far emergere quali sono gli aspetti problematici. E per risolvere, non è una questione solo di problem solving, ma proprio di far emergere quelle criticità che spesso non, a cui spesso non si presta attenzione e che costituiscono appunto il vero, possiamo dire, scoglio del reale. Per quanto riguarda appunto questo discorso, e cioè la formazione, ecco, a partire da quest'anno, proprio perché abbiamo sempre dato a Verona molta voce agli studenti, abbiamo sempre cercato di fare in modo che la formazione sia personalizzata e interattiva, abbiamo potenziato l'erogazione della didattica introducendo una novità, e cioè almeno un insegnamento di tutti i settori scientifico-disciplinari, tipo filosofico, possiamo dire, implementano le lezioni frontali, le classiche lezioni frontali, con una parte di carattere seminariale, laboratoriale, dove cioè lo studente è coinvolto direttamente, è chiamato a partecipare in maniera non più classica all'apprendimento, cioè mettendosi in gioco. E questo è fondamentale proprio per la questione, appunto, già possiamo dire, per abituare lo studente a una delle professioni che poi insomma, è sempre stata una meta del laureato in scienze filosofiche, cioè da una parte la ricerca e dall'altra parte l'insegnamento. Per quanto riguarda poi diciamo, il percorso filosofico e la preparazione, grande importanza è da sempre data all'internazionalizzazione, l'incentivazione dell'internazionalizzazione. E qui, appunto, lascio la parola alla collega, la professoressa Laura Anna Macor, che è appunto la referente per l'internazionalizzazione dell'area filosofica. Prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io, come avete già sentito, sono la professoressa Laura Anna Macor, sono docente di storia della filosofia e sarò a partire da ottobre la referente del CDS, ma sono già e rimarrò la referente per la mobilità internazionale. Questo significa che io sono il primo e il principale riferimento per qualsiasi idea o progetto di andare all'estero. Quindi il mio compito è quello di aiutarvi a trovare la soluzione migliore per voi all'interno dei molti programmi di mobilità internazionale che l'Ateneo di Verona mette a disposizione delle sue studentesse e dei suoi studenti. Si tratta di un'offerta molto ampia, ricca, interessante. I programmi a disposizione delle studentesse e degli studenti magistrali si distinguono per la possibilità di andare all'estero per perseguire finalità formative diverse, per soggiorni di durata diversi e in destinazioni diverse. Quindi si tratta di una scelta veramente vasta. Potete andare all'estero per studio, banalmente, ma non banalmente, naturalmente, per frequentare corsi e sostenere esami. Quindi fare quello che fareste a Verona, però in un contesto diverso. E questo significa in un contesto linguistico, ma anche formativo diverso. Cioè significa che andate all'estero per fare degli esami non solo per imparare la lingua, naturalmente, o per perfezionarla, ma anche per sperimentare eventualmente modalità didattiche alternative che possono interessarvi e arricchire il vostro percorso. Potete andare all'estero per fare un'esperienza di tirocinio. Allora, questa è un'esperienza
esperienza naturalmente che si pone al di fuori dell'ottica dello studente in senso stretto e anticipa un po' quello che deve essere il mondo dopo la laurea. Quindi è un'esperienza di lavoro, è una sorta di laboratorio per vedere cosa capiterà e per sperimentare contesti di lavoro a cui magari siete interessati, che vi incuriosiscono, ma che naturalmente, sui quali naturalmente non avete nessun elemento per essere certi. Ora, come sentirete poi anche nel proseguo di questa presentazione, il tirocinio rappresenta una caratteristica forte del CDS e farlo all'estero rappresenta un'opportunità in più straordinaria che vi permette di mettervi in gioco in aziende, in centri culturali, in redazioni di riviste scientifiche o redazioni di giornali. O in qualsiasi altro ambiente di lavoro possa interessarti, perché il tirocinio all'estero che vi proponiamo, che suggeriamo, è un tirocinio in cui voi studenti e studentesse avete la piena libertà di decidere la sede. Quindi si tratta proprio di un'esperienza che vi lascia la possibilità di sperimentare quello che veramente vorreste provare. Non è detto che poi l'esperienza necessariamente si riveli cruciale per il vostro lavoro futuro, ma può darvi strumenti straordinari per capire qual è la vostra strada. Oltre che, lo dico ancora una volta, dal punto di vista linguistico, culturale, umano, si tratta di un arricchimento straordinario per voi, quello di stare all'estero. Potete andare all'estero anche per fare esperienze di ricerca, in gruppi di ricerca, in archivi, in biblioteche. Infine, potete andare all'estero per seguire, assistere a un convegno, a un workshop, a un evento che vi interessa molto per i temi trattati, a un evento che vi può essere utile per la tesi. Anche per questo l'università vi mette a disposizione dei programmi e dei fondi. A seconda poi della finalità formativa che voi avete in mente, potete trattenervi all'estero per periodi di estensione veramente diversa, dai pochi giorni all'anno accademico. Quindi, le opportunità che avete sono opportunità che non sono solo adeguate a chi è studente a tempo pieno, ma anche a chi lavora o ha famiglia, perché naturalmente un soggiorno di una settimana all'estero è molto più gestibile per chi non può assentarsi per motivi di lavoro o anche privati. Quindi questo è anche un modo, questa flessibilità è un modo anche per venire incontro alle esigenze di tutta, diciamo, la nostra platea studentesca. Infine, potete andare naturalmente in Europa, e i programmi Erasmus in questo sono leader, ma anche al di fuori dell'Europa. Quindi c'è la possibilità anche di mettersi in gioco in tutto il resto del globo, non c'è limite. Quindi capite che l'opportunità è un'opportunità seria, importante e soprattutto un'opportunità che non preclude la strada di sperimentare un nuovo contesto anche a chi non possa assentarsi per troppo tempo da casa. Il mio compito è quello di aiutarvi in tutto questo processo, cioè il mio compito è quello di spiegarvi quali sono le possibilità che avete, quali sono i passi amministrativi da fare, ma il mio compito è anche e soprattutto, secondo me, quello di aiutarvi a trovare l'esperienza che più è adeguata a voi, cioè che più risponde ai vostri desideri, alle vostre ambizioni, alle vostre competenze e alle vostre necessità. Quindi io sono a disposizione anche per proporvi delle sedi, magari per ascoltare quali sono i vostri progetti e cercare di capire in che modo realizzarli al meglio. Non tutti hanno già un'idea precisa, non tutti hanno dei contatti per avviare già come dire, un accordo, per esempio per un tirocinio. Ecco, il mio compito è quello di mettere a disposizione i mezzi miei e di tutti i nostri colleghi del nostro dipartimento per proporvi una soluzione che sia adeguata a voi. Quindi io vi assisto individualmente e lo faccio prima, durante e dopo. Cioè il mio compito non si risolve nel momento in cui firmate, ottenete il finanziamento e firmate, diciamo così, l'accordo, il contratto. Il mio compito è quello anche di rimanere a vostra disposizione, di sentirci durante il soggiorno, sia che il soggiorno fili liscio, sia che sia caratterizzato da imprevisti, e in epoca Covid ne abbiamo avuti diversi, ma il mio compito è anche poi di accogliervi al rientro, quindi sentire com'è andata e aiutarvi nella gestione delle pratiche di riconoscimento crediti. Quindi ci
cerco di essere un po' la vostra guida, il vostro aiuto, anche il vostro, diciamo, come dire, conforto nei momenti difficili durante tutto questo percorso. A questo punto sono molto felice di dare la parola a una studentessa che è appena rientrata da un Erasmus, quindi da un percorso di studio all'interno naturalmente di un progetto europeo per un semestre, e che ha avuto un'esperienza ricca e importante che ringrazio per aver accettato di condividerla. Lucia Squillante. Prego. Buongiorno a tutti e ringrazio i professori per avermi coinvolta questa mattina e sono molto contenta di poter raccontare quella che è stata la mia esperienza di mobilità internazionale. E dunque, con l'entrata in magistrale ho maturato il desiderio di internazionalizzare la mia formazione e ho quindi deciso di partecipare al programma Erasmus per studio. Tra le numerosissime mete proposte dall'Università di Verona, ho optato per l'Università di Jyväskylä in Finlandia, sia per la tipologia delle materie e delle discipline offerte, e sia per la diversità didattica, culturale e ambientale del luogo, che mi avrebbe fatto autenticamente conoscere qualcosa di nuovo. Nonostante la pandemia scoppiata circa un anno prima la mia partenza e quindi tutti i rischi, le incertezze, le perplessità che ciò comportava, decisi di partire. Il mio scambio non era stato sospeso, non era stato annullato né dall'Università di Verona né dall'Università ospitante e, ritenendomi estremamente fortunata per questo, non voglio rinunciare all'opportunità che mi era, insomma, che avevo di fronte, che mi era stata concessa e che mi avrebbe consentito di in qualche modo ricominciare a vivere, riassaporare un po' di quella libertà e normalità che per tanto tempo c'erano state negate. Oltretutto ero convinta che in qualsiasi circostanza, in qualsiasi caso, con qualsiasi limitazione, valeva la pena andare. E in effetti il mio Erasmus si è rivelato assolutamente eccezionale, unico, e lo ha fatto fin dall'inizio, perché mi ha posto immediatamente di fronte ad una complessa sfida, che però mi è servita per ampliare la mia formazione, direi, da tutti i punti di vista. Dopo circa 3 settimane dal mio arrivo in Finlandia e 10 giorni di quarantena, ho contratto il coronavirus e l'evento rappresentò un problema non da poco, perché la quasi totalità degli studenti si era ammalata in un contesto di politiche igienico-sanitarie molto diverse da quelle italiane. Le misure di sicurezza erano delle raccomandazioni per lo più, e a fronte di un nuovo, inatteso, grande focolaio scoppiato in città, nessuno sapeva quali sarebbero stati gli esiti, le conseguenze di tale imprevisto. Oltretutto, il fatto accadde in un momento ancora molto delicato. Mi trovavo all'inizio del mio percorso e quindi in una situazione ancora di orientamento, di ambientamento, di solitudine, di mancanza di punti di riferimento e di dimestichezza con il luogo. Dunque, devo ammetterlo, inizialmente presa dalla preoccupazione e dallo sconforto, pensai di rientrare in Italia non appena il mio periodo di isolamento fosse terminato, non appena fossi guarita. Eppure l'idea di interrompere bruscamente quella avventura di vita e di studio all'estero che tanto avevo voluto non mi convinceva pienamente. Quindi mi diedi del tempo per riflettere lucidamente e scelsi di proseguire col mio Erasmus, di rimanere dunque in Finlandia e di affrontare il problema, capendo che forse quella caduta, quella crisi poteva essere una positiva opportunità per ripartire con più convinzione di prima, con più forza di prima e per poter godere, sfruttare al massimo ciò che avevo davanti, ciò che avevo di fronte. Ecco, cruciale in questa scelta che fu vincente fu l'aiuto e la vicinanza offertemi sicuramente dalla mia famiglia, ma anche e soprattutto dal referente del corso di laurea, dalla referente alla mobilità internazionale di area filosofica, dalla coordinatrice di sede.
Essi si sono immediatamente attivati per me e assieme anche al personale dell'Ufficio alla Mobilità Internazionale, si sono prodigati per fornire a me, attraverso confronti telefonici per lo più quotidiani e alla mia famiglia, che è stata direttamente contattata e rassicurata da loro, tutto il sostegno morale e il coraggio necessari affinché potessi fronteggiare con serenità la difficoltà e continuare, andare avanti, proseguire con il mio percorso. I docenti del mio corso di laurea, grazie ai docenti del mio corso di laurea, dunque, non mi sono mai sentita in questa circostanza sfortunata sola, ma anzi mi sono sentita concretamente protetta, tutelata. Da un corso di laurea che fa proprio della cura uno dei suoi temi fondamentali, uno dei suoi temi forti. Ecco, i docenti si sono presi cura di me in questo caso e il dialogo che si è instaurato con loro, la connessione che appunto costantemente c'è stata, sono stati per me fondamentali per avere la forza di andare avanti e di realizzare, per realizzare così quello che era il mio sogno di arricchimento e di crescita, tanto personale, umana, quanto universitaria. Grazie Lucia di questa, insomma, testimonianza. Soprattutto grazie del coraggio per non aver abbandonato il tuo progetto, insomma, e questo è importante. E torniamo un secondo proprio perché il tema è già stato introdotto dalla collega, la professoressa Macor, la questione della professionalizzazione, che è un tema che sta veramente a cuore del CDS appunto. Lo presento io perché sono il presidente della commissione tirocini, cioè dal 2018 con il nuovo ordinamento è stato introdotto un tirocinio curricolare obbligatorio. Qual è lo scopo? Noi crediamo davvero che la filosofia non sia una questione solamente astratta, che termini nella ricerca, dottorati, master e così. Noi pensiamo davvero che la realtà concreta del territorio in senso lato, geografico, nazionale, internazionale, abbia bisogno delle figure e delle competenze dei filosofi su tutti i vari livelli, proprio in tutti i vari settori, dai contesti concreti, appunto, no, più appunto quelli del cosiddetto fare, quelli poietici, per dire così, ai contesti culturali, artistici, fino ai vari ambiti che si occupano della cura, dell'informazione e della cura. E l'introduzione del tirocinio si colloca proprio in questa direzione, cioè far incrociare la formazione, spesso teorica, delle studentesse e degli studenti con le esigenze concrete del territorio e con una formazione che viene solo dalle situazioni concrete lavorative. Ecco il concetto, appunto, da una parte di service learning, di apprendimento con appunto come messa al servizio degli altri e delle proprie competenze, e dall'altra parte experiential learning, cioè un apprendimento che avviene attraverso l'esperienza. E appunto noi abbiamo un'altra studentessa del CDS, appunto della laurea magistrale in scienze filosofiche, che porterà una importante esperienza, perché se c'è una cosa che il Covid ha fatto è spesso, possiamo dire, mettere i bastoni tra le ruote dei volenterosi studenti che si mettevano in gioco. Ecco, non è stato così per tutti. Siamo molto felici che gli studenti abbiano capito l'opportunità offerta dal tirocinio curricolare e appunto Giulia Toniale ci porterà, appunto, ci parlerà della sua esperienza, che è un'ottima esperienza, sia dal punto di vista del coraggio, sia anche proprio dell'esito. Prego, Giulio, grazie mille. Buongiorno a tutti. Sì, io sono qui oggi per raccontarvi della mia esperienza di tirocinio, sia da una parte perché comunque l'ho vissuta nel periodo della pandemia e nonostante questo ho deciso di farla il più possibile in presenza, sia appunto per l'esito, perché infatti è grazie a questa esperienza che oggi ho un lavoro. Infatti, a seguito dei 2 mesi di tirocinio che ho fatto presso la cooperativa COSP Verona, è nata una collaborazione che sta tuttora andando avanti. E io sono qui maggiormente per sfatare qualche mito, falso mito, rispetto appunto alla poca spendibilità della nostra facoltà in contesti come le cooperative. Infatti ricordo un conoscente, prima che iniziassi questo percorso,
che aveva voluto avvertirmi del fatto che le cooperative odino i filosofi e che quindi non avrei avuto possibilità di continuare questo percorso insieme a loro. Ecco, io sono qui per sfatare questo falso mito, appunto perché mi sono trovata in un ambiente molto aperto e disponibile, e ovviamente gran parte è stato dato dal fatto che le mie colleghe sono state molto disponibili e aperte, e infatti mi hanno insegnato e mi stanno tuttora insegnando tantissimo rispetto al mondo del terzo settore, del quale io sapevo poco o niente. Infatti mi hanno inclusa in diverse attività, tra cui la stesura di un bilancio sociale, l'attività di fundraising, che è la ricerca di fondi, la creazione di progetti a livello sociale e anche la stesura di articoli o di contenuti per la comunicazione della cooperativa. Questa cooperativa si occupa di formazione e orientamento a livello sia lavorativo che scolastico, e ho constatato che le competenze e le conoscenze che ho sviluppato in questi 5 anni, ormai 5 anni di filosofia, ho fatto anche la triennale a Verona, siano state fondamentali per introdurmi al meglio in questa squadra. E infatti sto parlando delle competenze di cui parlava il professor Poggi, maggiormente le soft skills mi hanno aiutato moltissimo. E non di meno ha fatto una differenza fondamentale il ruolo del tutor accademico che ho avuto. Infatti ricordo maggiormente il primo consiglio che mi ha dato, che credo che abbia poi sviluppato tutto questo percorso. Infatti il mio tutor mi ha consigliato di entrare in questo ambiente e per almeno le prime 2 settimane non cercare di strafare, ma di osservare l'ambiente che mi circondava. E è stato un consiglio molto utile perché in questo modo, per esempio, ho potuto constatare come la cooperativa si spenda molto nell'ambito della comunicazione, sia a livello social che del web, e in questo modo ho pensato di produrre dei contenuti anch'io, che poi ho proposto alla direttrice e che ha molto apprezzato. Infatti, poco dopo mi ha chiesto di aprire una rubrica di filosofia a nome della cooperativa che si chiama Filo di Cosp. E in questo primo contenuto io accostavo le brevi passeggiate che potevamo fare durante il lockdown alle passeggiate che faceva il filosofo Rousseau, nel quale godeva nella natura e nel quale aveva le sue famose fantasticherie. Un altro esempio di come i 2 tutor che ho avuto, ovvero quello accademico e quello aziendale, mi hanno fatto dare il massimo, è stata la relazione finale, che alla fine è diventata una relazione di 35 pagine, nel quale è nato un vero e proprio progetto di pratiche filosofiche, sul quale adesso dovremo lavorare, e quindi devo ringraziare soprattutto queste 2 figure per avermi spinto a dare il massimo, e in questo modo poi è nata appunto anche la collaborazione di cui parlavo. E il consiglio che mi sento di dare maggiormente agli studenti che devono intraprendere questo percorso è di non farlo come se fosse una cosa che si deve fare appunto perché è prevista dal piano formativo, ma come prenderla come un'occasione irripetibile. Infatti io sono stata molto fortunata per questa collaborazione successiva, ma anche nel momento in cui fossi dovuta tornare a casa, sarei tornata a casa con un bagaglio di competenze e conoscenze, sia a livello umano che comunque anche tecnico, che sono un bagaglio fondamentale anche per il mio futuro. Quindi voglio sottolineare appunto quanto sia un'opportunità fondamentale per noi studenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giulia, grazie anche a te di questa bellissima testimonianza. Che dire, siamo arrivati alla conclusione, direi che insomma non resta che ricordarvi questo. È un CDS dinamico dove l'assicurazione della qualità non è solo cartacea, ma è effettiva, e vede coinvolti gli studenti in ogni fase del processo appunto di questo monitoraggio della qualità. Io spero di vedervi insomma numerosi a settembre in presenza, perché dovrebbe ripartire la didattica in presenza, come insomma tutti noi speriamo, perché è la didattica che preferiamo, e non resta che appunto rimandare alle pagine del CDS, le pagine online del CDS, da una parte, alle nostre mail istituzionali che trovate indicate sul sito per qualsiasi informazione, richiesta di insomma, consigli, e poi appunto anche su Facebook eventualmente potete trovarci. Grazie mille e spero che abbiate passato dei momenti piacevoli insomma in questo Open Day.